Salve a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video su Drone Terra. Ricominciano le guide ai mazzi. Come vi avevo promesso, partiamo da quello che è il miglior counter probabilmente a Irelia Azir, che infesta la ladder in questo periodo. Sto parlando del mazzo draghi, diciamo, con Shyvana, Aurelion Sol e anche una spruzzatina di Zoe, perché Zoe alla fine ci sta sempre bene in tutti i mazzi, veramente veramente forte come campione. Allora, questo mazzo si basa appunto sui draghi, sulla meccanica che tramite furia potenzia i draghi ogni volta che uccidiamo un avversario e di conseguenza tutti quanti i token che attaccano i soldati di sabbia e le varie spadine di Irelia vanno a feedare i nostri draghi. Inoltre abbiamo anche un buon parco cure e soprattutto Ashe, che è un'ottima soluzione anche a Nasus qualora incontrassimo Nasus Thresh, che è l'altro top tier del momento. Andiamo a vedere il mazzo. Ecco qua il mazzo: 24 carte di Demacia, 16 di Targon. Abbiamo una Zoe, 3 Shyvana e 2 Aurelion Sol. Siamo Aurelion Sol, ovviamente il drago dell'Eclissi, che ci permette di giocarlo 2 turni prima. Se giochiamo a turno 7 il drago dell'Eclissi con Alba e poi Azol scontato a turno 8. Visto che giochiamo una sola in meno per giocare una Zoe, abbiamo anche due strette del dragone, che ci permette di pescare i draghi, anche volendo in alcune situazioni dare più uno ai draghi in campo, però tendenzialmente pescare due draghi rende molto probabile andare magari a pescare Azol come se fosse un terzo Azol o il drago d'Eclissi, nella migliore ipotesi magari tutti e due. Dopodiché abbiamo ovviamente le solite carte di Demacia, quindi colpo coordinato, singola attenzione, vista acuta, che sono diciamo fisse in tutti quanti i mazzi. Abbiamo Ashe, come dicevamo prima, per andare a silenziare soprattutto Nasus in questo meta. Dopodiché, cibo per i draghi è un'ottima combinazione con Shyvana, perché Shyvana non solo colpisce il cibo dei draghi, si potenzia e pesca una carta, ma porta anche subito avanti la sua condizione di evoluzione. Quindi ottima combinazione. Abbiamo il guardiano di quarzo, e qua ho messo in due copie, però insomma si può mettere anche in tre copie. Io ho preferito mettere tre zanne. Queste sono piccolezze che voi potete andare a modificare un po' come volete. Ho messo anche un protetto dell'Oran perché contro aggro ha un ottimo body, va a sfidare e uccidere i pezzettini piccoli, tra cui anche magari Zoe se giocate un minor match. Guardiano di quarzo che anche lui ci aiuta ad arrivare prima nei turni avanzati. Giocate bene anche quando giocate contro questo mazzo intorno al guardiano di quarzo, perché se l'avversario cerca di farselo uccidere, è evidentemente perché può giocare qualcosa con due mana in più il turno successivo. Di conseguenza potete farvi anche un'idea di cosa ha in mano il vostro avversario. Allo stesso modo, quando giocate voi, cercate di non essere troppo sgamati con questa meccanica. Abbiamo anche monoastroformazione, che può essere una win condition alternativa. Comunque sia, andiamo a prendere varie carte celestiali nell'early game, perché abbiamo Zoe, abbiamo tripla Zanna, e quindi magari astroformazione, qualora non vedessimo Aurelion Sol o volessimo chiudere prima del turno 10 perché non vediamo il drago dell'eclissi, grazie a astroformazione possiamo andarci a prendere un al di là che potrebbe chiudere il game in vantaggio. Inoltre è anche un'ulteriore cura contro i mazzi aggressivi. Ho messo doppia guardiana radiosa perché contro Irelia Azir è molto forte. L'alternativa potrebbe essere andare a toglierne una per inserire magari qualcosa che costa meno, quindi andare a mettere o appunto il terzo quarzo, oppure anche un'altra carta forte in questo mazzo che adesso io non ho inserito, ma che vale assolutamente la pena giocare, è il Forgiasole delle Solari. Forge Sole Solari, e comunque sia, anche lui ha un buon body, può sfruttare il lifesteal a vostro vantaggio, quindi volendo, se volete alleggerire un po' la curva, potete anche valutare il Forge Sole Solari. Detto questo, andiamo a giocare il mazzo. Andiamo subito contro Azirelia, quindi possiamo subito provare questo tipo di matchup. E niente, è troppo forte come matchup. L'avversario non se la sente. Andiamo contro le Blank Seavir. Il Blank Seavir non è un matchup semplice, quindi andiamo anche ad analizzare matchup più complessi. Attenzione, non è malvagio, però preferisco andare a cercare magari Zoe.
No, va bene, abbiamo Shyvana però. Abbiamo Shyvana che non è malvagio. Anche il tenente è una buona carta. Ecco qui ad esempio. Non è questo il caso perché lui va a pescare, però poter magari andare ad uccidersi subito il guardiano non è male perché poi avremmo messo Shyvana in questo turno d'attacco. Gioco il tenente qui perché voglio minacciare. Le Blanca ad esempio. Ok, lui ha pescato tantissimo, però noi abbiamo una buona mano. Inizia con un altro custode delle dune. Va bene, noi giochiamo Shyvana. Adesso lui non può fare le Blanca più la spella 4 che ci elimina il pezzo, quindi al massimo gioca le Blanca e basta. Ok. Facciamo finta qua di avere magari un single combat. In realtà non ce l'abbiamo. Ok, questa è una giocata strana. Potrebbe avere un più 3 in attacco lui se fa una giocata del genere. A noi però sta bene questo. Perché abbiamo un'altra Shyvana in mano. Quindi se lui vuole ucciderci, no, ci ha regalato un pezzo. Vabbè. Buono così per noi. Ok, allora qui potremmo giocare il drago. Il problema di giocare il drago è che rimaniamo con poco mana. Il che vuol dire che diventa probabile che lui ci faccia fuori cose. Però mi piace il drago. Comunque sì, anche se lui avesse la spella 4, elimina uno dei due, non entrambi. Ok. Va bene. Ok, allora abbiamo Shyvana vulnerabile, quindi probabilmente tenterà di prendercela. Però noi abbiamo colpo ordinato. Colpo ordinato è un'ottima soluzione. L'alternativa è fare singola attenzione, però mi piace provare con colpo ordinato perché se lui non ha una risposta a questa giocata. Ok, counter. Ci sta. A questo punto facciamo così. Volendo abbiamo il drago delle Eclissi dopo, però in realtà non mi fa impazzire il drago delle Eclissi adesso. Va a scontare, oddio. Ci va a scontare il pezzo, che non è male. Noi dopo possiamo pescare. Beh sì, mi sembra proprio grosso questo drago. Credo che con il value qui ce la portiamo a casa noi, quindi poco senso secondo me. Non giocare per scontarlo. L'alternativa ovviamente era aspettare per giocare con Crepuscolo. Però in realtà, avendo stretto il dragone in mano, è molto probabile che utilizzeremo in una maniera o nell'altra. Perché posso evolverla volendo. Ok. Pesca 2, va bene. Facciamo così. Questo dovrebbe risolvere i nostri problemi. Elimina lei. Ok. E a questo punto l'idea è ripartire con la stretta, ovviamente. Andiamo a pescare i due draghetti. Va bene. Vediamo che fa lui. Sivir è forte. Sivir è forte. Qua single combat è molto forte perché purtroppo colpo coordinato non si riesce a giocare insieme ad Iron Sol. Quindi bisogna sempre fare questa scelta tra i due. D'altronde lui sta giocando praticamente soltanto carte con scudo magico, quindi poco senso fare altro. Direi che teniamo leggenda dei venti qui. E l'idea è questa. L'idea è questa. Non una gran giocata, secondo me, da parte sua. Cioè, a questo punto forse ci stava ad attaccare con tutti. No, invece sciumpo. Attenzione! Attenzione, incredibile sciumpo. Ok.
Dobbiamo sacrificare anche quest'altro, va bene. Beh, mana che ormai non serve più a molto, eh. È rimasto in campo tutta la partita. Come dai, anche una carta forte. Bene, qui gioco il drago anche con Alba, che mi può tornare utile per scontare qualche unità celestiale magari il prossimo turno, se facciamo leggenda dei venti. Ok, non mi piace. Il nostro povero Aurelion Sol cercano di uccidercelo in tutti i modi. Poi posso attaccare, lui mi blocca col 2-2. Va bene. Va bene, rifinisco sotto eventualmente il trade di Sivir, però voglio rimuovere dei bloccanti. Invece no, arriva altra robaccia, ma va bene così. Insomma, diciamo che è solo questione di tempo a questo punto. Iniziamo così. Lo stun non è malissimo, però in realtà costa. Il toro invece è gratis. A questo punto siamo il viandante che almeno sfruttiamo lo sconto di 2. Altro toro? Attualmente siamo a 25 su 25. Noi possiamo ancora mettere loro. Ma sì, ma perché mi devo prendere 6 danni? Adesso andiamo a scontare a evolvere Asol. Una volta evoluto Asol, diciamo che poi la cosa volge a nostro favore, visto che andremo a giocare a zero tutto quanto. Ok, inizia la festa qui. Wow. Questo devo dire è grosso. Tagliamo lui. Ok. Cioè, ti voglio bene, però mi sembri in difficoltà. Beh, senza perdere tempo, ragazzi. Direi che possiamo andarla a chiudere. Attenzione. Ok, andiamo solo a meno 8 così. Riesce a ucciderci il povero Asol, però non basta. Rip Asol. GG. E siamo contro i Nazir finalmente. Abbiamo trovato il nostro avversario numero 1 che si arrende. Drevenezral non è un matchup positivo, quindi vediamo anche come se la cava in questi tipi di match. Protetto Loran non è così indispensabile. Andiamo a cercare una partenza un po' più aggressiva. Troviamo Zoe. Noi abbiamo Shyvana, però quantomeno possiamo basarci su qualcosa. Adesso, ovviamente, giocare a turno 1 è pericoloso per via di Termogenic, però. Attaccando lo facciamo sempre. Tra l'altro, Termogenica 1 quantomeno non aumenta l'improbabilatore. Metto il tenente. Lo mettiamo subito. Tanto se lui ha un Mystic Shot o roba del genere, lo può fare senza problemi. Soprattutto, non so quanto gli convenga farlo sul tenente rispetto a Zoe. Ok, sta sottovalutando la nostra Zoe. Pagherà questo affronto. Ah no, ok. Arrivato il raggio termogenico. Va bene. Ok. Quantomeno finora non ha fatto nulla a 3. Ora probabilmente magari comincerà. Però noi abbiamo Shyvana al prossimo turno, che non è male. Cercate sempre di giocare in risposta contro Ezreal Draven. E fate cose solo se lui fa cose. Ecco, lui adesso ha fatto cose. Quindi si giocherà in risposta, tra virgolette. In questo caso, secondo me, meglio fare così che singola attenzione, che è più duttile. Anche perché adesso ci feriamo, ma torneremo sani poi a fine turno. Quindi lui la spella 3 non la può fare qua su Shyvana. Inoltre, ci prendiamo già un più 5. Ha un mana a flock lui. A flock. Sì, lui ha flock. Ok.
Non mi dispiace, questa cosa, perché lui vuol dire che vuole usare due diverse carte per risolvere qui. Scivano, allora, le opzioni sono: non mettiamo il drago, però se attacchiamo abbiamo 3 punti vita. È vero che già ho usato Mystic Shot, questo flock mi lascia presagire un altro flock. Quindi io vado così. Vado di drago, andiamo a levargli il bot balistico. Questo stun è brutto invece. Questo stun è molto brutto. E passa. Incredibile. Non ha flock o non l'ha voluto usare qui. Ma forse ha la spella a 3, quindi facendo sentinella non poteva fare la spella a 3. Forse la spella a 3, ma. Perché onestamente altrimenti quel flock tirato senza modo per poi uccidere Shyvana mi sembra molto strano. Improbabilatore da 3. Improbabilatore da 3. Potremmo in realtà salvarlo. Potremmo in realtà salvarlo. Oppure potremmo salvarlo così, che forse è anche meglio. Sì, mi piace perché in questo modo si evolve Shyvana. Contano come colpi, anche se effettivamente lui non sta colpendo visto che è già morto. Quindi mi piace. Questo è un buon modo di salvarlo. Facendolo allo stesso tempo evolvere. Lui adesso qua in risposta può andare a uccidere di nuovo Shyvana, però insomma noi ce ne possiamo anche fare una ragione di questo. E infatti era terra bruciata. La risposta a tutto era terra bruciata. Va bene così, quel 3-2 non mi preoccupa più di tanto. Ok. Peccato non averla evoluta perché ovviamente avere in mano un'altra scena già evoluta è tutta un'altra storia. Però lui sta a basso di carte. Noi invece abbiamo ancora parecchie risorse. Siamo alti di punti vita. Abbiamo le risposte a Ezreal. Con questo colpo coordinato abbiamo anche risposte a Farron in realtà al prossimo turno se lo mette. Altro stun, altro giro, altro regalo. Va bene. Questo a sinistra, anche secondo me, era molto molto più scarso di quello a destra. Se posso. Non voglio buttare mana, quindi lo facciamo questo. Bagliore lunare è molto forte. Anche l'ingannatore. Il problema di Bagliore è che c'è il rischio che di fatto lui ti uccide in risposta al pezzo. A lui può fare Farron. No, 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 non fa Farron. Io passo. Non ho fretta qui. Se lui attacca o ci ammazza un pezzo, noi possiamo fare Guardiana Radiosa. Non c'è bisogno di avere fretta. Siamo in controllo del game. Prima o poi un Azol lo peschiamo, ma basta in realtà anche un Eclipse Dragon che noi usiamo con Crepuscolo per darci la spinta che ci porta a vincere il game. Ok, allora qua invece ripartiamo di Zanne. Prima Zanne, vediamo se ce l'ammazzo o si inventa qualcosa. Mi piacciono gli ingannatori, contestano Ezreal. Oddio, potremmo anche farcelo fare in realtà, per mettere lei. Ma sì, uccidi. Thermogenic da 9? Thermogenic da 9. Thermogenic da 9, va bene. Va bene. Non ci lamentiamo. Possiamo fare così. Grabbiamo lui. Diventa 5-4. Non può essere draddato. E si evolve. La situazione mi pare drammatica per il nostro avversario. Una carta in mano, una carta in campo. Abbiamo board solida, tante carte in mano. Non peschiamo modi per chiudere secco, però in realtà adesso noi ci basta rovesciare in campo la roba che abbiamo in mano e risolviamo il problema. No. Va bene.
Ce l'hai fatta, ce l'hai fatta. Questo non mi posso salvare questa volta. Penso alla pescata peggiore del mazzo. Non voglio perderlo, il drago. Il drago mi dà la possibilità di fare dei colpi coordinati molto, molto forti. Se andiamo a fare il trade del drago, non abbiamo un colpo coordinato che uccide Farron. Attualmente è l'unico modo in cui lui penso possa provare a fare qualcosa. Va bene. Aria Farron. Aria Farron, ma noi siamo delle persone lungimiranti. Siamo delle persone lungimiranti. Spesso giocarlo dall'altra parte il match rende molto bene per poi giocarlo dalla tua di parte. Perché giocando tanto Ezreal Draven, poi diventa facile capire quali sono i modi per batterlo. Quindi vi consiglio sempre di giocare un po' tutti i mazzi per impararli il più possibile. Ok, questi 8 danni ce li prendiamo. Va bene. Però adesso siamo alla resa dei conti di Gotham, mi sa, eh. Beh, Shyvana lo metto. Quasi quasi faccio così, sì. Possiamo anche attaccare direttamente, però sai, magari lui ha doppia rimozione in mano, riesce a reggere un altro turno. Diventa fastidioso. Invece, secondo me, giocando Shyvana, ci ammazziamo il guardiano di quarzo che non è servito veramente a nulla. Beh, pescato in late, ovviamente, è inutile. Ci uccide lui. Vabbè, non si sposta. Li ammazziamo. Questo qua. Poi facciamo così e ci portiamo a casa il game. Be patient. Va bene, allora, i Ragazzir non ci vuole giocare contro di noi. Noi non possiamo obbligarli a giocare i nostri avversari. Però, insomma, vi ho fatto vedere, secondo me, dei match molto interessanti, anche che fanno vedere un po' tutto quanto il percorso che ha il mazzo dall'early game fino al late game. È un mazzo che ha bisogno di un po' di tempo per entrare nelle sue meccaniche, quindi giocatelo un po', non abbandonatelo se le prime 4-5 partite non vi ci trovate bene, se volete fare l'investimento ovviamente di crearvelo e giocarci. E spero che questo video vi sia piaciuto. Io vi rimando come al solito sotto in descrizione a tutti i miei canali social e al link della lista. Ci vediamo sul canale Viola per tutti quelli che vogliono vedere, diciamo, giornalmente l'evoluzione della ladder e non solo. Per tutti gli altri ci vediamo ad un prossimo video e vi ricordo che questo sabato iniziano gli europei, quindi venite a fare il tifo per l'Italia.